viaggio in bici in cerca di racconti e nuove ricette. Siamo Maurizio e Gianluca. In tandem pedaliamo con i testimoni del nostro paese. Radio Bici, storie dell'Italia che si muove. È un tiramisù. Per festeggiare. Esatto. Dobbiamo festeggiare veramente un'edizione straordinaria, l'ottava edizione di Mito, che sta crescendo veramente in una maniera pazzesca. Quest'anno abbiamo avuto solo a Milano 70.000 persone che ci hanno seguito per 127 concerti. Pubblico fedele, abbiamo fedelissimo. Un pubblico fedele, abbiamo 98% è la saturazione delle sale. Oltre all'aspetto performativo abbiamo fatto anche un lavoro a cui noi tenevamo molto con i detenuti, quindi siamo andati a lavorare al Carcere San Vittore con Amit Drake, questo batterista afroamericano straordinario, e abbiamo lavorato con un detenuto cubano che alla fine, io gli ho detto: se te la senti vieni a fare un pezzo davanti al pubblico. Lui è andato sul palcoscenico e ha fatto piangere tutti, e questo è Mito. Senti, noi ci siamo incontrati sulla strada della sostenibilità, strada che Mito sta continuando a percorrere. Sì, Mito ci crede, quest'anno ha fatto un passo in più. Con grande piacere ci hanno certificato con tantissimi complimenti, dicendoci anche che siamo uno dei pochi festival culturali, non solo in Italia siamo il primo, ma anche a livello europeo. Un festival culturale sostenibile. Sostenibile, sostenibile a livello socioambientale, a livello economico, quindi anche le scelte che facciamo economiche, nel senso gli acquisti che dobbiamo fare, come andare a prendere gli artisti, come lo staff, come muoverci. Non sto facendo qui per l'educazione che faccio a casa e provare tutto. Cioè, fossi stata a casa era già, le labbra erano già come i bambini. Senti, un grande nutrimento per la città, Mito. E l'anno prossimo si sposa con il nutrimento del pianeta di Expo, in che modo? Noi abbiamo tenuto il countdown per Expo, quindi vorremmo anche noi fare la nostra parte di player culturale, sviluppare dei percorsi per valorizzare la nostra città e portare magari un pubblico che non la conosce a scoprire dei luoghi e quando giunge in questi luoghi sentirsi anche dei gran bei concerti. Puoi dare un'anticipazione, una chicca? Una delle novità che vorremmo affrontare è quella di coinvolgere ancora di più tutti gli abitanti, tutta quella popolazione multietnica che vive a Milano. Gli amici al bar del Giambellino,